Sono immortale. Voi siete immortali. No, non voi. Sto parlando delle vostre particelle, i protoni e gli elettroni che compongono i vostri atomi. I neutroni? No, non sono immortali, ma questa è un'altra storia. Lo sapevate, vero? I protoni che portate dentro di voi sono nati 14 miliardi di anni fa. Sono sempre gli stessi. Se noi mettessimo qui un protone stasera, domani lo troveremo qui. Potremmo aspettare miliardi di anni. Non gli succederebbe nulla, nessun cambiamento, nessuna trasformazione, neanche una ruga. Come la regina Elisabetta. Il protone è immortale, è la regina del regno delle particelle. I fisici hanno provato a misurare la durata della vita del protone, ma non ci sono riusciti. Per farlo, hanno messo assieme migliaia di tonnellate di protoni sotto forma di atomi in enormi vasche d'acqua e hanno aspettato anni. Ne fosse morto uno, perché la vita del protone è più lunga della vita dell'universo e noi ne siamo la prova vivente. Ma non tutti i protoni sono così fortunati. Noi un modo per uccidere i protoni l'abbiamo trovato. L'unico modo che abbiamo per distruggere un protone e lanciarla a sbattere contro qualcosa. Ma non è così semplice, si tratta pur sempre della regina delle particelle. Prima dobbiamo accelerarli fino a farli raggiungere quasi la velocità della luce e poi lanciarli a sbattere. Così. Oppure, magari, contro un altro protone. Ecco, questo è quello che facciamo al CERN di Ginevra, degli enormi sacrifici protonici. Per il bene della scienza, ovviamente. Ma proprio grazie a questi protoni immolati sull'altare della scienza che noi possiamo studiare la composizione dell'universo, l'origine e le proprietà delle particelle. Perché noi siamo protoni intelligenti, protoni che si sono evoluti, protoni nati 14 miliardi di anni fa, che in tutto questo tempo hanno imparato a vivere insieme nel nucleo degli atomi. Si sono organizzati in città, ovvero molecole complesse e organismi. Ma tutto questo perché? Per studiare se stessi. Noi siamo protoni che studiano i protoni. Noi siamo protoni immortali che si sono evoluti e coalizzati per studiare le proprietà dei protoni. Pazzesco, no?